Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo a recensire un prodotto estremamente particolare. Ve l'ho già fatto vedere, ho fatto una piccolissima anticipazione nel video dello strike. Oggi voglio farvi vedere una box mod realizzata da Francesco Crocchini che io trovo estremamente fantastica. Quella che andiamo a vedere oggi è una vera e propria anticipazione, una box che ha appena realizzato. Ho avuto la fortuna di averla in anteprima, l'ha appena presentata sul suo gruppo. Logicamente vi invito ad andare sul gruppo di Facebook Submonkey Mods, così da potervi iscrivere e poter vedere nel dettaglio anche diverse foto e le specifiche tecniche di questa box. Vi lascerò logicamente il link in descrizione, così che voi possiate andare velocemente, diciamo, nel suo gruppo a fare l'iscrizione. La box in questione è questa, la Black Mamba, però non vi anticipo nulla, andiamo nello zoom, la vediamo nel dettaglio, vediamo le sue particolarità e poi dopo ci vediamo per le considerazioni finali. A dopo! Questa è la confezione con la quale ci viene consegnata la Submonkey. In questo caso specifico all'interno andremo a trovare la Black Mamba. La scatoletta però non ha nessuna indicazione su quella che è la tipologia del prodotto al suo interno. È una scatoletta nera senza nessun riferimento esterno con il logo della Submonkey. Andiamo ad aprire il coperchio e vediamo cosa c'è al suo interno. Troviamo subito questo fogliettino, questo è un fogliettino di avvertenza, avvertenze sulle batterie. Viene riportato che è obbligatorio utilizzare la box con batterie protette dal cortocircuito e l'utilizzo di batterie di diverso tipo è pericoloso e a grosso rischio per l'utilizzatore. Troviamo poi il certificato di autenticità, come vi ho detto prima, questa box mi è stata data in anteprima, tant'è che riporta il seriale 001, qui la firma di Francesco Crocchini che è il modder e la data di produzione. Infine troviamo questo fogliettino dove è riportata sia la scheda tecnica che le regole di sicurezza. Per l'appunto ci spiega un po' come è fatta la box, ci spiega che va utilizzata con batteria 18650, che il connettore è un 510, le lamelle in argento da 0,4 e così via. Perciò riporta le specifiche tecniche e alla fine invece va a indicare quelle che sono le indicazioni di utilizzo, perciò di non scendere al di sotto di 0,3 ohm nella resistenza e meno male cosa fare e non fare per svapparne in sicurezza e comunque utilizzare questo prodotto senza problemi. E alla fine troviamo la Black Mamba, la box che andiamo a vedere oggi. La togliamo dalla scatola, all'interno di questa altro non c'è, mettiamo queste cose da parte e andiamo a vedere un attimino come è fatta questa box. Partiamo subito nel dire che questa non è la classica box realizzata con le stampanti 3D, perciò non è una box in alluminio, ma questa è una box in resina. Altra particolarità di questa box è logicamente la sua forma. Come potete notare, non è la classica boxettina, il classico parallelepipedo con semplicemente il logo riportato, il logo del modder riportato sopra. Qui Francesco Crocchini ha realizzato un prodotto diverso da quello che si vede in giro, ha una linea abbastanza armoniosa, molto morbida, va a separare anche nella parte posteriore quello che è l'alloggiamento della batteria dall'alloggiamento della boccettina, super soft. Per realizzare questa tipologia di box viene prodotto un primo prototipo ad altissima risoluzione, da questo viene poi ricavato uno stampo e poi si va in produzione. Infatti, come potete vedere, la scritta Submonkey è estremamente precisa e ben marcata. Il tasto fare è stato realizzato in acciaio inox, dove è stato sopra inciso il logo della Submonkey. Nella parte superiore della box andiamo a ritrovare il logo della Submonkey Mods in corrispondenza della batteria e poi andiamo a vedere la tazza. La tazza che è stata scelta per la Black Mamba è una tazza della Mod Dog. Come potete vedere, al suo interno si vede chiaramente il pin BF e quello è un pin placcato in argento. La tazza di per sé non riporta nessuna serigrafia, è una tazza abbastanza sobria. È stata incassata perfettamente all'interno di questa box, non sporge neanche di 1 mm, la precisione qua è notevole. Lo sportellino utilizzato nella Black Mamba è di plexiglass, in questo caso lo vedete color fumé, però nel sito, nel gruppo della Submonkey ho visto la stessa identica box con lo sportellino arancio neon. Nello sportellino viene riportato nuovamente il logo della Submonkey e anche la scritta Submonkey. Nella parte posteriore della box andiamo a vedere i classici magneti per la tenuta sulla batteria, in questo caso sono 5. Questo è l'interno della box, classica boccettina super soft, logicamente neanche a dirlo originale, da 8,5 ml. Tra la boccetta e la tazza andiamo a trovare questo piccolo accessorio, questa mezzaluna, questa costoletta qua, una volta ruotata, va a sbattere logicamente sulla lamella qui in argento e impedirà così eventuali attivazioni non volute. Vi faccio vedere adesso nel dettaglio questo particolare. La mezzaluna riporta inciso al centro
il cappello della Sub Monkey. A questo punto andiamo a togliere la boccetta. La boccetta, ripeto, non mi ci soffermo su questo perché è una boccetta super soft, la mettiamo da parte e andiamo a vedere nel dettaglio invece la tazza. Come detto prima e più volte, la tazza è della Mad Dog e come potete vedere qua il pin è placcato in argento. In argento sono anche le lamelle che vanno a fare contatto con la batteria, sia la lamella interna che va imbattuta sul negativo, che questa dove va ad appoggiarsi il positivo e poi a fare contatto, è realizzata in argento puro. Tutti questi particolari, perciò la lamella leggermente piegata per andare meglio imbattuta sulla batteria, piuttosto che tutte le curve, sono state realizzate a mano una per una dal modder. Qui nella parte superiore della lamella è stata inserita una guaina termorestringente, logicamente per isolare il pulsante dalla box. Questo perché, come ho detto prima, il pulsante è stato realizzato in acciaio inox e logicamente deve essere isolato dal resto della box. Dedichiamoci adesso un minuto alla tazza della Mad Dog. Qua si vede benissimo l'isolante impact che è stato utilizzato appunto per isolare il pin positivo dal resto della box. Il pin, come detto prima, è placcato in argento e ha un foro abbastanza largo per quanto riguarda lo squonk. Visto dall'alto è molto più evidente, il foro appunto per lo squonk è decisamente ampio. Particolarità di questa tazza e del suo pin placcato in argento è la modalità di regolazione. Questa non è un pin autoregolante ma va regolato a mano. Per fare questo dobbiamo prendere una chiave esagonale, inserirla all'interno del pin e andare a ruotare. La filettatura è inversa, perciò se andiamo ad avvitare vedremo che il pin sale verso l'alto. Se andremo invece in senso antiorario a svitare, vedremo invece che sta avvitando e che il pin va verso il basso. Una volta avvitato tutto il pin è più facile vederlo e capire che effettivamente è placcato in argento. Altra particolarità che ho sempre apprezzato nella Sub Monkey, non solo in questa perché questo dettaglio Francesco Crocchini l'ha sempre inserito nelle sue box mod, è appunto questa lamella che va a separare le due zone, la zona della batteria dalla zona delle boccette. Questo perché se la boccetta dovesse andare a perdere, il liquido non va a invadere la zona della batteria e non va a rovinarla. D'altro canto la batteria ha un alloggiamento suo e rimane più stabile all'interno della box. Altra utilità di questa lamella è che quando noi andiamo a inserire la nostra boccetta all'interno della box e poi andiamo a premerla per andare a fare uno squonk, lo spanciare della boccetta non va a invadere la zona della batteria, comportando alcune volte, perlomeno mi è successo in alcune box, il sollevarsi della stessa e logicamente lo spostare dello sportellino. Altri piccoli dettagli che vi segnalo sono un altro logo della Sub Monkey riportato qui a fianco alla tazza e l'incisione sul lato del posizionamento della batteria. E ciò ci va a indicare che il positivo va verso il basso e il negativo verso l'alto. Ho rimontato velocemente la lamella del positivo per farvi vedere una piccola particolarità. Qui è stata fatta una leggera torsione alla lamella, di conseguenza la lamella rimane leggermente sollevata in maniera tale da fare meglio contatto sulla batteria, contatto che comunque risulta eccellente anche perché è stato realizzato sia nella parte bassa che nella parte alta una piccola sporgenza in maniera tale che proprio vada a fare ben contatto sulla batteria. Come in tutte le box mod di questa tipologia, la batteria va presa dritta, perciò appoggiata nei due poli pari e spinta leggermente verso il basso, fino a che la batteria non entra e si alloggia perfettamente nella sua sede. Come detto prima, questa lamella va a separare le due zone e tiene perfettamente alloggiata la batteria. Questo impedisce il movimento della batteria lateralmente, perciò non andrà mai a disturbare nella zona della boccetta. Un'altra piccola particolarità di questa box è che la lamella non va imbattuta direttamente sul pin, ma va imbattuta su questo dado anch'esso placcato in argento. Facendo in questo modo la lamella ha una superficie di contatto decisamente più ampia che semplicemente farla appoggiare sul pin. Il pin logicamente è tondo, andrebbe a battere solo in un determinato punto. Utilizzare invece questo dado per andare a far fare contatto all'atomizzatore ci permette di avere tutto il lato di questo dado per poter andare a fare contatto. Prima però di andare alle considerazioni finali, andiamo a riposizionare la boccetta all'interno della box. Per fare questo prima dobbiamo ricordarci di prendere il supporto che va a bloccare il pulsante fire, lo posizioniamo così sopra la boccetta e poi semplicemente una volta che l'abbiamo inserita andiamo a posizionare la boccetta e la inseriamo nel suo alloggiamento. Fatto questo, rimettiamo il coperchietto e andiamo alle considerazioni finali. E
Eccoci tornati dallo zoom, come abbiamo visto nel dettaglio, questa è una box estremamente ben curata in ogni suo dettaglio. Particolarità che non sempre si trovano in altri box, sono delle box realizzate veramente con cura. Il design è estremamente particolare, questo incavo che c'è qui dietro che va a separare la zona della boccetta dalla zona della batteria è estremamente interessante, è una particolarità questa che non è facile trovare in altre box. Solitamente sono dei parallelepipedi. Hanno alcune dei design leggermente più curati rispetto ad altre, però diciamo che una box così è comunque difficile da trovare. Quello che a me fa apprezzare veramente tanto questa box sono i piccoli dettagli, le piccole particolarità che Francesco ha inserito in questa box. Il design è diverso dagli altri, perciò queste forme arrotondate, queste forme abbastanza fluide, piuttosto che questi piccoli particolari come la separazione tra la batteria e la boccetta che ci permette di squancare senza andare a interferire con la batteria. Mi è capitato in altre box che quando andava a squancare la pressione esercitata sulla boccetta andava a sollevare leggermente la batteria, sollevandomi anche lo sportellino. In questa box questo non succede. La boccetta ha la sua sede, andandola a premere non va a interferire, a disturbare sulla batteria e diciamo che anche lo squonk risulta più facile perché essendo stretta tra due lamine, tra la lamina centrale e la parete laterale della box, questo comporta che andando a premere semplicemente la boccetta, essendo incastrata tra questi due supporti, è molto più facile squancare, perciò non dobbiamo premere a fondo, non c'è la necessità di premere fortissimo perché essendo incastrata appunto lì in mezzo, porta su subito il liquido. Come avete visto anche nello zoom, Francesco non si è limitato a fare le classiche lamelle in argento che appunto servono a condurre meglio l'elettricità, ma è andato oltre. Ha montato una tazza di ottima fattura, non è la solita Fat Daddy, non è la solita tazza banale, è andata a cercare un prodotto un po' più di qualità, è andato a prendere una Mad Dog tutta in argento. Poi, se vogliamo essere sinceri, il fatto che sia tutta realizzata in argento, pin compreso, questo aumenta sì la conducibilità dell'elettricità, ma non immaginatevi chissà che cosa. Logicamente questi piccoli dettagli aumentano di pochi decimi di volt quella che è la conduzione della batteria all'atomizzatore. Non mi soffermo sulla boccetta, ci mancherebbe altro. La boccetta è una super soft, è originale, funziona veramente bene. È la classica boccetta che c'è solitamente in tutte queste box, perciò diciamo che di più di tanto non c'è da dire. L'unica critica che posso fare, non alla box e non a Francesco Crocchini, ma alla Mad Dog, il realizzatore della tazza, è il pino in argento, che per carità è fatto benissimo, ma rimane leggermente troppo grosso. Questo ci crea un po' di difficoltà nell'inserire la boccetta. Il tubicino della Super Soft è estremamente piccolo, diciamo, per il pin della tazza Mad Dog. Questo ci crea un po' di difficoltà nell'inserimento della boccetta una volta che abbiamo fatto il refill. Questa è proprio l'unica critica che posso fare a questa box. La difficoltà iniziale è nell'inserire la boccetta. Logicamente io la sto utilizzando già da un po' di tempo, a forza di fare le file, a forza di togliere e mettere la boccetta, il tubicino sta cedendo, si sta allargando, diventa un po' più morbido e questo difetto che ho trovato all'inizio sta pian piano scemando. Però sta di fatto che se andiamo a cambiare la boccetta ci ritroveremo punto a capo. Se avete altre domande da farmi su questa o su altre box meccaniche, lasciate un post giù nei commenti e sarò felicissimo di rispondervi. In chiusura, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al gruppo Facebook Vipers Island e vi ricordo sempre che le mie recensioni sono anche presenti all'interno del sito di SkyVape nella sezione recensioni. Detto questo, vi saluto e noi ci vediamo sempre comunque in un prossimo video. Ciao a tutti!